Sesto Campano i militari della locale stazione hanno arrestato un imprenditore del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia. L'incubo dei furti nelle abitazioni continua ad agitare il sonno dei residenti di Benafro e Pozzilli. Il nuovo caso, che segue a ruota altri registrati nei mesi scorsi, ha scatenato la reazione dei residenti che su Facebook hanno dato vita ad un tam-tam mediatico. Operazione Natale sicuro. Finiscono nei guai due giovani donne per aver tentato di rubare alcuni capi d'abbigliamento in un noto centro commerciale di Isernia. Momentaneamente interrotta la circolazione sulla strada statale 85 Benafrana. Un albero è caduto sulla sede stradale all'altezza della Madonnella, ostruendo il passaggio. L'albero è stato abbattuto dal forte vento che sembra non volersi arrestare, ma la situazione sarebbe comunque sotto controllo. Non c'è pace per il torrente Rava di Benafro. Le acque del torrente apparivano ricoperte da coltre di schiuma biancastra che galleggiava sulle acque del Rivolo. Uno spettacolo diventato ormai una consuetudine.